Attentato terroristico in Costa d'Avorio, tra gli occidentali scampati all'attacco anche quattro molisani, cittadini di Roccaravindola. Potrebbe aprirsi un nuovo fronte delle partenze per lavoro dal Molise in seguito al piano di riordino delle province. Secondo i dati diffusi in queste ore, in seguito alla cancellazione degli enti, in regione ci sarebbero 21 ex dipendenti in esubero che avranno difficoltà di ricollocamento. Dopo la profanazione della reliquia di Santa Benedetta a Monaciglioni si è alzato il grido di dolore dell'intera comunità. Noi di Molise TV siamo stati in paese per raccogliere testimonianze sull'accaduto. Il sindaco ha definito l'accaduto come un gesto ignobile che ha colpito il cuore dell'intera comunità. Dopo lo stop dovuto al celebre torneo di Viareggio, le squadre molisane coinvolte nel campionato di Serie D si preparano alla 28ª giornata di campionato, weekend intenso per il campionato d'eccellenza. Festeggiano Riccia e Gamba Tesa. Ben ritrovati con il nostro telegiornale in apertura. Come avete sentito anche dai nostri titoli, parliamo dell'attentato terroristico in Costa d'Avorio. Tra gli occidentali scampati all'attacco anche quattro molisani, cittadini di Roccaravindola. Sentiamo i dettagli nel servizio. Non puoi spiegarti, capire come sia possibile sparare all'impazzata su donne, bambini che giocano con la sabbia, uomini nel nome di un Dio che, se tale è, non chiederebbe tali sacrifici aberranti. Queste le prime testimonianze, emozioni e sensazioni condivise su Facebook dai quattro molisani, cittadini di Roccaravindola, tra gli occidentali scampati all'attacco terroristico in Costa d'Avorio. I quattro, in Africa per motivi professionali, sono riusciti a salvarsi e stanno bene. 16 morti, di cui 14 civili e 2 soldati, il bilancio dell'assalto alla spiaggia della località turistica Gran Bassam, a circa 40 km dalla capitale, che è stata attaccata da alcuni uomini col volto coperto e armati di Kalashnikov e granate. Il presidente ivoriano ha comunicato che le forze di sicurezza hanno ucciso 6 terroristi che hanno attaccato 3 hotel. Secondo fonti della sicurezza, l'attentato sarebbe stato rivendicato da un movimento jihadista dell'Africa occidentale. Alcuni testimoni hanno riferito che gli assalitori, forse arrivati dal mare con una barca, gridavano Allah Akbar, Dio è grande, cosa che ha fatto pensare subito ad un atto terroristico. Tra i civili che hanno perso la vita anche un francese e un tedesco. Diamo sostegno al governo ivoriano nella ricerca degli aggressori e nella lotta al terrorismo, il commento del presidente Hollande. Il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, si compiace per l'arrivo in Molise del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un evento importante per Campobasso, per l'Università del Molise e per la regione tutta, visto e considerato che dalla sua elezione non abbiamo potuto godere della sua visita diretta, ha dichiarato De Matteis, che ha continuato. Il 22 aprile sarà dunque un giorno importante sia per l'inaugurazione del centro studi dell'Unimol, sia per discutere ed illustrare al capo dello Stato la reale situazione delle piccole regioni sulla scorta delle riforme attuate e in corso di adozione da parte del governo centrale. E potrebbe aprirsi un nuovo fronte delle partenze per il lavoro dal Molise in seguito al piano di riordino delle province. Secondo i dati diffusi in queste ore, in seguito alla cancellazione degli enti, in regione ci sarebbero 21 ex dipendenti in esubero che avranno difficoltà di ricollocamento. Il servizio. Secondo i dati diffusi in queste ore, in seguito alla cancellazione degli enti, dal Molise ci sarebbero 21 ex dipendenti in esubero che avranno difficoltà di ricollocamento. Infatti, il quadro che emerge in regione illustrerebbe 44 postazioni libere, mentre i lavoratori da ricollocare sarebbero 65. Per 21 di loro, dunque, appare necessario e fondamentale individuare una nuova collocazione, non escluso che possano finire fuori regione. A questo quadro, tutt'altro che rassicurante, bisogna aggiungere i lavoratori che, provenienti da altre regioni, potrebbero fornire la disponibilità a trasferirsi in Molise dalle confinanti Puglia e Campania. Nella stessa situazione del Molise ci sono infatti anche altre regioni, in particolare Basilicata, Umbria e le suddette Campania e Puglia. Le regioni invece che hanno il problema contrario, ovvero postazioni libere e superiori al numero di persone da ricollocare, sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo.
Abruzzo. Secondo i dati diffusi dal Ministero e dalla Pubblica Amministrazione, sono circa 3.200 le posizioni libere sul territorio nazionale, si trovano prevalentemente nei ministeri e nei comuni. 1.644 invece i dipendenti delle province da ricollocare. Entro la fine del mese i dipendenti in esubero dovranno comunicare le proprie preferenze, poi la funzione pubblica diffonderà le graduatorie. I decreti di nomina sono attesi per la fine di maggio. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, intervenendo alla scuola di formazione politica del PD, ha affermato che basta considerare i dipendenti pubblici come una proprietà privata della singola amministrazione. Dobbiamo uscire da questa stagione. Entro il 16 marzo i dati saranno definitivi e a questo punto i dipendenti in esubero potranno scegliere la loro nuova destinazione secondo la posizione che ritengono più idonea. Naturalmente, come di consueto, avrà la precedenza chi ha particolari esigenze familiari o problemi di salute nel caso di più domande per la stessa posizione. Nuova fase per il procedimento penale che vede la vicenda indagati il magistrato ed ex PM della Procura di Campobasso Fabio Papa e la giornalista direttrice di Telemolise Emanuela Petescia per un presunto ricatto nei confronti del governatore Paolo Di Laura Frattura. Nuova fase in considerazione del fatto che gli avvocati che assistono gli indagati Arturo Messere e Paolo Lanese hanno fatto istanza al GUP di Bari di giudizio abbreviato. Richiesta depositata lo scorso 16 febbraio, mentre nell'udienza di pochi giorni fa uno dei legali di parte civile ha chiesto l'ammissione di nuovi elementi al procedimento, istanza quest'ultima alla quale si è opposto l'avvocato Messere. E proprio oggi, lunedì 14 marzo, il giudice è chiamato a decidere sia sulla richiesta di rito abbreviato sia sull'ultima opposizione avanzata dalla difesa. Abbiamo fatto questa scelta, ha spiegato l'avvocato Messere, che ha continuato perché siamo convinti dell'innocenza degli indagati. Il rito abbreviato viene chiesto da chi si ritiene innocente e vuole dunque che la vicenda processuale si concluda al più presto. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di trivellazioni, il referendum per le concessioni estrattive in programma il prossimo 17 aprile. Il servizio. Molti gli stati condivisi negli ultimi giorni sui social network da migliaia di utenti, secondo cui i mass media non discuterebbero abbastanza del referendum sulle trivellazioni, in programma il prossimo 17 aprile. Molise TV, nel suo piccolo, ha trattato fin dall'inizio l'argomento di respiro nazionale e torna a farlo anche oggi, a poco più di un mese dall'evento, sottolineando l'importanza del giudizio popolare. Il prossimo 17 aprile, infatti, in Italia è in programma il referendum per decidere se vietare il rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 miglia dalla costa. In estrema sintesi, ai cittadini verrà chiesto se vogliono che alla scadenza delle concessioni nelle acque territoriali italiane i giacimenti vengano fermati, anche se ancora in possesso di gas o petrolio. Rispondendo sì, gli scavi già in atto verranno fermati al termine delle concessioni. Rispondendo no, le compagnie petrolifere potranno chiedere un rinnovo delle concessioni alla loro scadenza. A livello politico gli schieramenti in campo non sono ancora ben definiti, ma nella società civile, a poco più di un mese dalla consultazione, la campagna elettorale è già partita. Su Facebook, per esempio, centinaia di persone hanno condiviso l'hashtag Difendiamo la bellezza. Il coordinamento dei Corecom italiani ha nominato l'avvocato Andrea Latessa presidente del Corecom Molise, delegato nazionale in materia di controversie tra utenti ed operatori telefonici. Gli utenti, infatti, in maniera del tutto gratuita, possono rivolgersi al Corecom in caso di disservizi causati dagli operatori telefonici, come ad esempio attivazione di servizi non richiesti. E dopo la profanazione della reliquia di Santa Benedetta a Monaciglioni, si è alzato il grido di dolore dell'intera comunità. Noi di Molise TV siamo stati in paese per raccogliere testimonianze sull'accaduto, definito dal sindaco un gesto ignobile che ha colpito il cuore dell'intera comunità. Sentiamo. Dopo il furto della statua di Santa Benedetta a Monaciglioni si è alzato il grido di dolore dell'intera comunità. Su Facebook il comitato rende nota una lettera che evidenzia come l'atto compiuto abbia rubato il cuore ai cittadini. Dopo l'accaduto, ben presto, è iniziato l'urlo della comunità. Il prosieguo a riguardo, ieri sera è stata fatta una riunione sul comune insieme al comitato di Santa Benedetta.
Siccome quest'anno la Santa, il Corpo Santo, doveva sfilare in processione per via dell'anno giubilare, si è discusso anche di questo e molto responsabilmente il Comitato ha dato priorità per capire lo stato di conservazione, i danni che questo episodio ha procurato. Quindi sostanzialmente sono orientati a interpellare subito degli specialisti per capire soprattutto gli interventi da fare. I carabinieri di Campolieto stanno facendo un lavoro molto, molto egregio, stanno svolgendo con perizia le indagini. Tutto quello che c'era da acquisire lo hanno già fatto, quindi hanno acquisito delle prove proprio al momento come si chiama, subito dopo il danneggiamento sia della cappella che dell'urna. E poi abbiamo anche un buon sistema di videosorveglianza, quindi hanno acquisito tutte quante le immagini che attualmente sono al vaglio degli inquirenti. Purtroppo, si legge nel comunicato, è lo specchio della società di oggi, senza valori e senza riferimenti. Santa Benedetta è morta per la seconda volta, ma siamo sicuri che la nostra comunità sarà capace e sarà da esempio per la resurrezione della nostra amata. Hanno fatto proprio, qui sono bestie, quindi non è davanti a Dio, non è luce, non è Dio davanti agli occhi. Da quella porta, quella porta piccolina, sono entrata, mi hanno messa così. Non ci potevamo pensare tutto quanto, mai, mai potevamo pensare a una cosa del genere, mai, mai, mai. Se no, ci avessimo messo l'allarme, ci avessimo messo tante cose. Noi ci teniamo tanto per la Santa, veramente, quindi a noi ci hanno fatto male, ma male veramente il cuore, perché che tutto magari sapevano prendere, ma tranne con una Santa. La macchina, dice che hanno visto, sentendo sempre voce raccolta, che la macchina l'hanno intuita che girava per il paese. Questa è la protettrice del paese. La terza domenica di maggio c'è la festa grande. Mo vediamo se farà lo stesso, non è che no, non si va indietro, no? Le cose che si devono fare si fanno. Quindi, tra l'altro, non hanno rubato nulla di valore. No, ma non c'è niente di valore là dentro. La ghirlanda che c'è sulla testa, questa se l'hanno presa, chissà, pensavano chissà che valore c'ha. Loro non c'è. Vabbè, ma noi Poi non lo ce l'hanno sappiamo. dentro conservato nelle casseforte, sta ben sicuro. Per ora le spoglie sono state risistemate all'interno dell'urna e sono stati verificati purtroppo i danni. Le ossa, molto precarie, a seguito di forti sollecitazioni, sono state fortemente danneggiate e sono stati e saranno contattati esperti per studiare la soluzione migliore per il restauro. Un'overdose di droga sarebbe all'origine del malore che ha colpito un 27enne di Campobasso che è stato trovato riverso a terra lungo una delle strade del quartiere di San Giovanni. È stato notato dai passanti che hanno allertato il 118. Il successivo arrivo dell'automedica e l'ambulanza è stato decisivo per strappare il giovane ad una brutta fine. È stato immediatamente trattato con una terapia ad hoc, anche se è stato necessario il ricovero in ospedale. E voltiamo pagina perché parliamo della vendita selvaggia di gadget o capi d'abbigliamento che si svolge quotidianamente nei parcheggi dei presidi ospedalieri del capoluogo di regione e quindi Cardarelli e Fondazione Giovanni Paolo II. E tanti gli utenti infastiditi dalla presenza di questi ambulanti. Sentiamo i dettagli nel servizio. Il fenomeno dell'ambulantato abusivo continua ad essere una piaga anche in Molise. Sono ambulanti che stazionano nei parcheggi delle due strutture sanitarie del capoluogo molisano, che pianificano i continui appostamenti per riuscire ad avere la giornata pagata. I cittadini sono infastiditi dalla presenza continua e costante di questi personaggi, prevalentemente provenienti dalla Campania e dalla Puglia. Si avvicinano con fare lamentoso, ma facendo anche capire che le loro auto nel parcheggio, con la loro presenza, sono in
qualche modo più tutelate. Una velata minaccia, quindi, per estorcere soldi. Possiamo anche affermare, però, che dall'ultima segnalazione ricevuta in redazione e dal relativo servizio sembra essere migliorata la situazione. Dopo una monitorazione costante nell'ultima settimana, queste presenze sembrano essersi dileguate, anche se hanno semplicemente cambiato luogo per le loro vendite. Ora sono maggiormente presenti nei parcheggi dei grandi supermercati. I visitatori e i ricoverandi ora possono almeno avere un po' di tranquillità, si spera per lungo tempo. Diffondere ed incantare con deliziose pietanze di origine campana. Questo è il fine del Neo Bar Bahia che vi aspetta in via Tiberio a Campobasso. Il servizio. Un nuovo punto di ritrovo nel capoluogo molisano in via Tiberio è nato il Bar Bahia, con un terrazzino esterno e un vasto spazio interno caratterizzato da un'atmosfera accogliente ed elegante. L'intero staff è pronto ad ospitare nuovi amici, offrendo caratteristiche pietanze tipiche della nota inconfondibile cucina campana. Il Bar Pizzeria Bahia nasce dall'idea di ricreare un piccolo posto di verde nella nostra città dove poter trascorrere del tempo piacevole con amici e parenti e nel frattempo degustare le nostre pietanze tipiche campane, i nostri tanti piatti biologici che variano dalle centrifughe ai frullati alle macedonie, le nostre torte, i tantissimi prodotti che offre il nostro piccolo locale. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di Serie D, sosta di campionato per la concomitanza col torneo di Viareggio per le molisane del campionato. Il sabato come la domenica diventano giorni utili per non perdere il ritmo partita attraverso test amichevoli. Il servizio. Dopo lo stop dovuto al celebre trofeo di Viareggio, la gara calcistica giovanile internazionale nata nel lontano 1949, le squadre molisane coinvolte nel campionato di Serie D si preparano alla 28ª giornata di campionato. Due settimane ricche di valutazioni e accorgimenti per far meglio dunque. In casa rossoblù il pareggio con il Castelfidardo ha deluso le aspettative. Per non perdere il ritmo partita, il Campobasso di mister Massimiliano Fava ha utilizzato la sosta per i test amichevoli. Importante quello con il Torre Cuso che ha visto festeggiare la squadra sannita. Ai rossoblù dunque non resta altro che riprendere gli allenamenti e modificare alcune debolezze in vista della prossima gara casalinga con la Vis Pesaro. In casa bianco celeste l'esordio trionfante di mister Carmelo Gioffrè pare sia stato poco duraturo. Una 27ª giornata di campionato deludente per la squadra pentra, sconfitta a Lancellotta nel match contro la Jesina. I biancocelesti puntano così alla trasferta abruzzese contro il Chieti. Hanno festeggiato invece Granata, che hanno battuto la Meternina nella 27ª giornata di campionato. Sperando nella continuità del buon operato di mister Giuseppe Di Meo, la squadra alto molisana attende con trepidazione la partita casalinga contro il Monticelli. Dalla Serie D passiamo al campionato d'eccellenza. Festeggiare Gambatese e Riccia, la prima, dopo la vittoria schiacciante con il Real Montenero, si posiziona al 7° posto in classifica. 11° posto invece per Riccia dopo il 4-0 con la Cliternina. A trionfare anche Comprensorio Vairano in gara con Macchia, il Vasto Girardi nel match con Pietramonte Corvino e il Campobasso 19-19. Cade invece a casa al nuovo il Sasso Campano, sconfitta anche per il Venafro, pareggio tra Life e Termoli. Continuiamo con il campionato d'eccellenza di cui vediamo risultati e classifica. Vasto Girardi Pietramonte Corvino 5-1, Olimpia Riccia Cliternina 4-0, Gambatesa Real Montenero 2-0, Venafro Treppini Matese 2-3, Vairano Macchia 2-1, Campobasso Rocca Ravindola 2-0, Casalnuovo Monte Rotaro Sesto Campano 1-0, Allife Termoli 1-1. Calcio da 1 a 59 punti, Treppini Matese 58, Venafro 57, Sesto Campano 54 punti, Vasto Girardi 53, Allife 43 punti, Gambatesa 36, Macchia 32, Termoli 32 punti, Rocca Ravindola 31, Olimpia Riccia 30 punti, Campobasso 29, Pietramonte Corvino e Vairano 28 punti, Real Montenero 22, Cliternina 17, chiude la classifica Casalnuovo Monte Rotaro con 16 punti. Chiudiamo la pagina sportiva con la promozione di cui vediamo risultati e classifica.
Lupetti Guglionesi, Torre Magliano rinviata, Carullo Sant'Eliana 0-1, Matese Campo di Pietra 2-5, Bois Jelsi Roseto 2-1, Baranello Spinete 2-3, Cerce Maggiore Frentania rinviata, Petacciato Real San Martino 1-0, Rocca Sicura Castelmauro 2-2. Lupetti Guglionesi 62 punti, Campo di Pietra 50, Frentania 48 punti, Bois Jelsi 41, Rocca Sicura 38, Baranello Spinete e Sant'Eliana 37 punti, Roseto 36, Cerce Maggiore 34 punti, Real Prata 32, Matese 32, Petacciato 31 punti, Torre Magliano 30, Castelmauro 25, chiudono la classifica Real San Martino e Carullo con 20 punti. E con questo abbiamo concluso. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al meteo. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54, a Campobasso. Previsioni del tempo per martedì 15 marzo. Il tempo rimane instabile sulle nostre regioni, colpa di correnti in arrivo dai Balcani che trasportano corpi nuvolosi responsabili di locali precipitazioni. Temperature minime in calo con estremi di 7 gradi, massimi stabili con punte di 13 gradi. Ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 3, massima 7 gradi. Isernia minima 4, massima 10 gradi. Termoli minima 8, massima 12 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.